Nasce all'aeroporto di Pisa una nuova agenzia di viaggio, l'Icona, con sede direttamente all'interno dello Scalo Toscano, un vero e proprio punto ufficiale di accoglienza del Comitato Vaticano per il Giubileo del 2000. Questo particolare meeting point avrà il compito di gestire la prenotazione degli eventi, dei luoghi di culto, delle celebrazioni liturgiche per tutto l'arco dell'anno. La gestione delle prenotazioni di tutti i servizi di trasporto e accoglienza, sia dei gruppi dei pellegrini che di singoli e di famiglie, permetterà di evitare sovraffollamenti e proporrà soluzioni alternative nei momenti in cui la domanda sarà maggiore, oltre a valorizzare gli itinerari d'arte, storia e cultura che vedono la nostra regione in prima fila. La carta del pellegrino, che tutti su richiesta potranno ricevere a casa, consentirà di accedere ad ogni tipo di servizio con maggiore facilità e rapidità. Noi, nel rispetto dell'uomo, cerchiamo di utilizzare tutte quelle strutture, quei servizi e tutte quelle tecnologie che ci aiutano e agevolano in maniera forte, in maniera rispettosa l'accoglienza dell'uomo e del pellegrino. E allora ci siamo preposti, prima di tutto, a fronte di una previsione che fanno di 30 milioni di arrivi di pellegrini, la regolamentazione dei flussi. Secondo, la gestione dei picchi. Terzo, quindi, abbiamo messo in essere un sistema di accoglienza che sia in grado di far sì che si possa vivere bene l'evento con il meccanismo della prenotazione. E lo strumento pratico che si mette in mano al pellegrino per dimostrare che ha prenotato, dove sono contenuti tutti i servizi che lui ha chiesto, è la carta del pellegrino, che è una carta microchip banda magnetica che risponde a tutte le esigenze che la tecnologia moderna mette a disposizione dell'uomo per una vivibilità dei suoi valori umani, ma soprattutto per la vivibilità dei suoi valori spirituali.